giovani protagonisti di questa rara pellicola a passo ridotto, girata in piena epoca fascista, sono scout ribelli del nord Italia. Sono le Aquile Randagie. Nel rapimento di Giorgino si rincorrono le azioni concitate dell'avventuroso salvataggio di uno sfortunato ragazzino rapito da un malvivente. Alla manovella di una cinepresa a Pathé Baby c'è il loro fondatore, Giulio Cesare Uccellini. Kelly, nome di battaglia del regista clandestino, trasforma i campi segreti dei suoi esploratori in rievocativi cortometraggi. È sempre Kelly a incoraggiare i ragazzi a mettere in scena i loro sani principi di solidarietà, i loro ideali. L'altruismo vince sempre, lo dimostra il lieto fine. Il linguaggio delle Aquile Randagie è giocoso, ma il contesto e l'epoca sono estremamente serie e preoccupanti. Non è giusto e noi non lo accettiamo che ci venga impedito di vivere insieme secondo la nostra legge. Legge di lealtà, di libertà, di fraternità. Il 22 di aprile del 1928, vigilia di San Giorgio, patrono degli scout, giusto di fronte alla Casa del Fascio, allo storico balcone di Piazza San Sepolcro, viene pronunciata da un giovane novizio scout la prima promessa clandestina. Noi continueremo a fare del nostro meglio per crescere uomini onesti e cittadini preparati e responsabili. In questo momento, mentre tutte le fiamme dei nostri fratelli scout vengono deposte per volontà fascista, noi qui davanti alla Casa del Fascio, sulla nostra fiamma, accogliamo una nuova promessa e insieme promettiamo che resisteremo un giorno in più del fascismo. Dell'Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze, se necessario col mio sangue, la causa della rivoluzione fascista. Una delle cosiddette leggi fascistissime, la numero 5, datata 9 gennaio 1927, decreta lo scioglimento dei reparti scout nei centri inferiori a 20.000 abitanti e l'obbligo di inserire l'acronimo ONB, Opera Nazionale Balilla, nelle insegne dei rimanenti gruppi di giovani esploratori cattolici. 15 giorni dopo, con una lettera al Cardinal Gasparri, Papa Pio XI previene d'autorità lo scioglimento da parte dello Stato dell'ASCI, l'Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, e dichiara lui stesso sciolti i gruppi scout dei piccoli centri. Il 30 marzo 1928 il regime cancella definitivamente qualsiasi associazione giovanile che non faccia parte dell'Opera Balilla. La sera stessa in cui siamo andati in arcivescovado a consegnare le bandiere di ogni reparto, un capo reparto, Giulio Uccellini, ha deciso di continuare lo stesso, clandestinamente. Lupo solitario, presenta il tuo novizio. Buona caccia. Buona caccia. Ciacco, che cosa chiedi? Di diventare scout. Per quanto tempo? Se Dio lo vuole, per tutta la vita. Sai cosa significa essere un ragazzo d'onore? Sì, meritare fiducia perché è veritiero ed onesto. L'alfiere stende la fiamma. Prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio, la patria e la mia famiglia, per aiutare gli altri in ogni circostanza e per osservare la legge scout. Buona caccia. Buona caccia. Buona caccia. Buona caccia. Il movimento delle Aquile Randagie nasce clandestinamente a Milano nell'aprile del 1928, raccogliendo in partenza alcune decine di giovani guidati da Kelly, Don Enrico Violi, Don Andrea Ghetti, Virginio Binelli e pochi altri, quando gli scout cattolici sono circa 33.000. Quello dei giovani esploratori in pantaloncini corti è un profilo evidentemente incompatibile con lo spirito dei Balilla, che nello stesso periodo superano le 500.000 unità.
Gli scout sono orgogliosamente accomunati dalla fede e dall'obbedienza a rigorosi principi etici, il rispetto dell'altro, l'aiuto disinteressato al prossimo, la non violenza e l'amore incondizionato per la natura. Il movimento delle Aquile Randagie è un movimento di giovani cattolici che in controtendenza a tutto, in controtendenza a un consenso che si andava costruendo in quel momento, no, del 28-29, del Mussolini uomo della previdenza, quindi è un movimento che è un po' antesignano della resistenza, ed è una resistenza di giovani cattolici. La sostanza iniziale è di domandarsi perché un'attività molto semplice, un'attività di amicizia, un'attività di fratellanza, non possa essere continuata. Ovviamente non è nelle loro conoscenze che lo scopo del fascismo era quello di inculcare un'educazione di massa, rifiutando un'educazione di singola e di persona. Il progetto pedagogico militare ideato dalla dittatura per il futuro delle giovani generazioni è già chiaro nel 1923, quando ad Argenta, in Romagna, un prete ostacola il regime nella sua opera di reclutamento giovanile. Don Minzoni era un prete con un forte ascendente sulla popolazione e sui giovani, e per di più era stato cappellano militare, tenente cappellano decorato sul Piave, quindi non era una figura attaccabile per scarso patriottismo, e questo lo rendeva ancora più pericoloso agli occhi dei fascisti. Il fatto che Don Minzoni avesse sposato lo spirito scout e sostenesse la diffusione degli ideali scautistici poteva essere un ulteriore aggravante. Don Giovanni Minzoni, reo di formare giovani scout resistenti al fascismo, il 23 agosto 1923 viene ucciso con una bastonata durante un agguato squadrista. Allora, noi venivamo da, siamo stati aggrediti proprio in questa posizione qui. Venivamo di là, i cecari sono venuti da questo punto qui. Erano i due. E ci hanno aggrediti alle spalle, eh. Abbiamo sentito correre, ma si pensava che fossero ragazzi, eh. E non ci siamo voltati indietro. E ci hanno colpiti di sorpresa. Nel 1926 il capo della polizia invia un telegramma ai prefetti di molte città del nord Italia. Pregasi telegrafare se durante il corrente anno fascisti et balilla abbiano assalito in talune località cotesta provincia sedi Boy Scout, distruggendovi ogni cosa, bastonando Boy Scout e distribuendo scritti con frase morte agli esploratori. Et se siano stati bastonati preti e professori favorevoli movimento scautistico. Stop. La riapertura delle scuole nell'urbe. Con una giornata piena di sole, 120.000 bimbi sono rientrati alle scuole elementari e oltre 60.000 alle scuole medie, che si sono riaperte con cerimonie di puro stile fascista e militare. Al collegio Convitto Vittorio Emanuele II, il conte Galeazzo Ciano accompagna il suo primogenito Fabrizio, che avrà per compagno il figliuolo del ministro dell'Educazione Nazionale, Sua Eccellenza Bottai. La pedagogia delle Aquile Randagie non è altro che la pedagogia scout. E così come essa viene applicata integralmente e coerentemente, essa non può che opporsi a quella che era l'ideologia e la pedagogia dominante del regime fascista, no? Lo scautismo contrappone l'esploratore, persona integra, sintesi di pensiero e di azione, dal carattere forte e formato, che sa dedicarsi agli altri, intendendo per altri tutto il mondo. Per diventare un giorno valorosi soldati, i giovani italiani devono prima di tutto osservare diligentemente il decalogo del Balilla. Primo, noi siamo i Balilla, Speranza e Letizia del Duce. Secondo, noi siamo i Balilla dell'Italia dal volo gagliardo. Terzo, oggi Balilla, domani Spada d'Italia. All'educazione nazionale dei giovani italiani partecipa attivamente anche l'opera Balilla diretta da Renato Ricci. Eccolo mentre fa gli onori di casa al Mahatma Gandhi durante il suo viaggio in Italia. A Roma il padre della nazione indiana incontra proprio i ragazzi in camicia nera, uno dei primi fiori all'occhiello di cui il duce si vanta con gli ospiti stranieri.
All'opposto dei Balilla, esaltazione fascista della razza eccellente, il movimento degli scout, fondato nel 1908 in Inghilterra dall'educatore Baden-Powell, è aperto a tutti. Nessuna distinzione di origine, razza e religione. La contrapposizione non poteva essere più forte tra l'idea di Baden-Powell, dello scout che guida la propria canoa nel fiume impetuoso della vita, rispetto a dei ragazzi che libro e moschetto, fascista perfetto, oppure credere, obbedire e combattere, erano irreggimentati. Giovani, camicie nere di tutta Italia, mentre vi accingete ad eseguire gli esercizi del secondo saggio ginnico nazionale, desidero che vi giunga la mia voce ed il mio incitamento. Sono sicuro che la prova odierna dimostrerà la vostra disciplina e la vostra forza. Così vi preparerete ad essere i militi dell'ideale fascista e i difensori della patria. Fare il contrario dei Balilla, disobbedire, insistere caparbi con le attività proibite, significherà per le Aquile Randagie esporsi per un lungo e travagliato periodo a gravi forme di ritorsione fascista. Per quasi un ventennio, i giovani scout e ribelli proseguiranno clandestinamente un gioco molto più grande di loro. Era un gioco in cui erano coinvolte anche le famiglie. L'appartenenza all'associazione scout poteva costare ai genitori, al padre in particolare, la perdita della tessera del fascio e mettere a rischio addirittura il posto di lavoro. Quindi erano delle cose su cui il rischio veniva condiviso dai ragazzi e dalle loro famiglie. Licenziamenti, espulsioni scolastiche, perquisizioni, interrogatori, pestaggi, torture. Chi decide di opporsi deve sapere che il fascismo farà di tutto per rendergli la vita impossibile. Un altro giro di manovella di Kelly ed eccoli i primi resistenti delle Aquile Randagie, inquadrati durante un campo clandestino tra i boschi lombardi. Platò, Giulio Simi Alce, Confucio, Walter Contini, Ezio Ravicini, Dino Del Bo, che verrà ucciso dai fascisti, e Vittorio Ghetti, totem Volpe Azzurra. Poi ci sono i sacerdoti, Don Aldo Mauri, Don Ennio Bonati e Don Andrea Ghetti, fratello di Volpe Azzurra. Don Ghetti, nome di battaglia Baden, sarà un decisivo pilastro per la vita e la salute morale delle Aquile Randagie. In una lettera ai suoi ragazzi, Baden ribadisce il codice etico delle Aquile. Saper dare sempre, senza calcoli, egoismi, ostentazione, contro ogni teoria che pone a base della vita l'interesse del proprio io. Se talora ci assale la tentazione del mondo ristretto dei facili comodi, nei bilanci dei fatti del dare e dell'avere, è necessario reagire con violenza. Si sta perdendo quota nella nostra personalità scout. È il 27 maggio del 1928 quando gli scout disobbedienti si incamminano sulla prima uscita proibita a Corni di Canzo. Ancora una volta alla guida dei giovani esploratori c'è Kelly. Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly e anche Tigre, è la figura fondamentale nella nascita e nella vita delle Aquile Randagie. Ha come fondamento la capacità di avere intuito, sviluppato, analizzato il metodo scout fino nei minimi dettagli. Kelly maneggia taccuino e cinepresa con la disinvoltura di un videomaker. Documenta a manovella scene quotidiane di campi clandestini. Eccolo mentre riceve una calorosa dimostrazione di affetto dai suoi amati scout. Uccellini aveva tutto per essere il capo carismatico, quindi era colui che sapeva trascinare, che sapeva far divertire, ma che sapeva anche formare e che sapeva essere esigente. Molto presto la ribellione delle Aquile Randagie milanesi contagia anche gli scout del terzo riparto dell'oratorio del Santissimo Redentore di Monza.
che il 10 ottobre 1928 prendono carta e penna e scrivono: «Noi non abbiamo intenzione di organizzare insignificanti gruppi alpinistici o ginnastici, perché questi rovinano il nostro metodo, che toccherebbe solo il lato materiale, mentre lo scopo dell'ASCI è sempre stato specialmente la formazione morale. Noi vogliamo scegliere le migliori forze della vecchia associazione e vogliamo subito iniziare la nostra attività, sia pure con pochi volenterosi». Alla testa dei nuovi disobbedienti ci sono l'istruttore Beniamino Casati, Totem Lupo Bigio e Donaldo Mauri. Da Milano li fiancheggiano Baden e suo fratello Vittorio. E così nacque proprio un collegamento molto stretto, facilitato dal fatto che anche in bicicletta Milano-Monza prendeva un'oretta di tempo, insomma gli spostamenti non erano troppo penalizzanti, e in pratica tutti i campi e tutte le attività delle Aquile Randagie furono svolti insieme dai milanesi e dai monzesi. Per ribadire con fermezza che l'educazione dei giovani italiani è affar suo, il 13 maggio 1929 Benito Mussolini interviene alla Camera. Faccia attenzione la Chiesa, non si permettano i parroci di metter bocca in questa delicata questione. Lo scontro in realtà è anche più ampio, perché va a toccare il controllo della società e quindi, al di là dell'aspetto legato solo ai giovani, c'è un aspetto di controllo della società che riguarda le parrocchie, che riguarda i parroci, soprattutto nelle campagne, nelle montagne. Spesso i parroci che hanno maggiore prestigio nei confronti della popolazione sono visti come ostacoli per il regime e talvolta anche sottoposti a una campagna di discredito. Per non essere intercettate dal regime, le Aquile Randagie si industriano per comunicare appuntamenti, raduni e zone pericolose da non frequentare, scrivendo brevi messaggi cifrati. Messaggi scritti in codice utilizzando l'alfabeto Morse che gli scout nei loro giochi usano come mezzo di comunicazione per le segnalazioni. Un altro sistema era utilizzato era quello dei disegni del linguaggio del bosco, che si utilizzava negli scout in modo tale che con una certa logica si potesse individuare un discorso. Si metteva un foglietto con un messaggio in codice in uno dei buchi della loggia dei mercanti vicino a Piazza del Duomo e con molta circospezione i ragazzi sapevano che quel certo giorno si poteva andare a raccogliere le indicazioni su dove si sarebbe svolta l'uscita quella domenica, badando bene di non farsi trovare e badando bene soprattutto di non far sì che il messaggio venisse scoperto da altri. Ricordo un interrogatorio nel quale avevo un confronto con un'aquila randagia che pure era stata arrestata. Se lui doveva dire sì o no, bastava segnalarlo con gli occhi. Dove chiudere un occhio era punto, chiudere due occhi era linea e punto linea era alfabeto Morse. E noi scout lo conoscevamo tutti. Durante la temeraria clandestinità che, in omaggio a Kipling, chiamano giungla silente, le Aquile Randagie non rinunciano neanche un giorno alle loro amate attività all'aria aperta. Percorrono gli itinerari proibiti tra Milano e Monza, soprattutto in sella alle loro biciclette. Le Aquile Randagie fecero grande uso delle biciclette, perché con la bicicletta ci si poteva trovare in un punto di Milano abbastanza periferico. Allora Milano non era la grande città che è diventata dopo la guerra, si pedalava fino a trovare il posto, in genere per esempio nel Parco delle Groane a nord-ovest di Milano, dove si poteva liberamente tirar fuori dagli zaini l'uniforme scout che era rimasta piegata dentro, mentre in città si doveva per forza di cose viaggiare in abiti borghesi.
si issava la bandiera, ed era la bandiera con lo stemma di Savoia ma senza i fasci littori, e si svolgevano le attività, i giochi scout, tutto quello che serviva per praticare il metodo educativo scout e prepararsi lungo l'anno a quello che sarebbe stato la traduzione finale, il grande evento del campo estivo. Nel 1929 si tiene il primo campo estivo delle Aquile Randagie in Val Biandino, a cui partecipano anche degli scout di Monza. Tra questi ragazzi, anch'essi di Monza, ci sono sicuramente dei fascisti che riconoscono l'Aquila Randagia Beniamino Casati ed altri concittadini. Li querelano per l'uso dell'uniforme e della bandiera pontificia senza l'autorizzazione dell'Opera Nazionale Balilla. Per rappresaglia, Lupo Bigio Casati riceverà il ben servito a suon di bastonate. Altra vittima della repressione sarà Gaetano Fracassi, nome di battaglia Sparviero del Mare, intercettato dai fascisti durante il rientro da un campo e malmenato. E lui si difese con il cinturone scout. Nel cinturone scout la fibbia si inserisce nella cinghia attraverso un chiodo, e questo chiodo, nel strappargli la cintura, gli lacerò la mano sinistra. Per molto tempo ancora le Aquile dovranno convivere con l'agguato dietro l'angolo. Eccoli ripresi da Kelly mentre simulano la pratica dell'autodifesa durante un'imboscata fascista. Intanto la realtà che li circonda diventa sempre più drammatica, fino a una data che sconvolgerà il mondo intero. 1 settembre 1939. Le truppe tedesche inviate da Hitler invadono la Polonia con un attacco a tenaglia. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Una settimana dopo l'invasione della Polonia, le Aquile Randagie cominciano ad organizzare i loro campi clandestini tra i boschi selvaggi della Val Codera, che proseguiranno tenacemente fino al 1942. La Val Codera è controllata dalla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza lì non è fascistizzata e quindi vede con buon occhio, partecipa addirittura alle attività delle Aquile Randagie durante i loro campi estivi. Ovviamente con tutti i rischi del caso, ma da sempre, come spesso si verifica tra la Guardia di Finanza, i contrabbandieri che abitano le valli, i contatti e quantomeno la conoscenza reciproca, fanno parte della realtà. La sera del 5 ottobre 1942, Kelly inforca la bici per raggiungere il resto delle Aquile radunate nel parco delle Groane. A metà strada tra Niguarda e Bresso, viene intercettato e aggredito selvaggiamente da una pattuglia fascista. Probabilmente si mise l'uniforme un po' troppo presto e fu intercettato all'Urago d'Erba, bastonato pesantemente, lasciato dentro in un fosso, sperando che morisse nel frattempo come per un incidente stradale, ne ricavò dei danni permanenti. Il referto dell'ospedale maggiore di Milano riscontra una frattura alla base del cranio e alla clavicola sinistra. Dopo questo agguato, Kelly rimarrà sordo all'orecchio sinistro con conseguenti problemi di equilibrio. Intanto Mussolini e Hitler rafforzano il loro micidiale progetto di alleanza e di conquista, da perseguire con tutti i mezzi a disposizione per vincere la guerra. Nella linea Milano-Lecco-Lecco-Colico, su ogni stazione c'era una scritta: solo Dio può piegare la volontà fascista. Benito Mussolini. E abbiamo deciso in tre che avremmo messo qualcosa in aggiunta su quella scritta. E in tre, in una notte, abbiamo fatto tutto il percorso da Milano a Lecco. Abbiamo scritto sotto ogni fascia e noi, dopo il punto, abbiamo scritto "Speriamo in lui". Può darsi che qualcuno pensi che era un gesto inutile, sì, ma tutto quello che può dar coraggio, tutto quello che può
suggerire di resistere allora non era inutile. Si piegavano tutti. Sono le 19.42 dell'8 settembre 1943, quando, dai microfoni dell'Eier, il maresciallo Pietro Badoglio annuncia agli italiani la firma dell'armistizio con gli alleati anglo-americani. L'esercito, rimasto senza ordini, è allo sbando. La penisola è divisa a metà. I nazisti occupano il nord. A Salò, Mussolini proclama la Repubblica Sociale Italiana, il cosiddetto Stato Fantoccio. Le truppe anglo-americane controllano il sud. Sulle montagne si organizza un terzo esercito irregolare, quello dei partigiani. Uomini coraggiosi, spesso giovani e male equipaggiati, ma pronti a combattere con ogni mezzo per liberare l'Italia dal nazifascismo. L'8 settembre coglie di sorpresa e produce preoccupazione anche nel mondo cattolico, nelle parrocchie e nei giovani delle Aquile Randagie. L'incertezza sul da farsi è evidentemente forte, quello che però tutti percepiscono è che bisognerà fare i conti con la Germania. Fare i conti con la Germania significa inoltrarsi in un terreno ancora oscuro che certamente sarà estremamente pericoloso e difficile. È arrivato il momento in cui le Aquile Randagie si trovano a un bivio definitivo: subire o resistere. La risposta nasce automatica, la dettano i consolidati principi scout. Noi non spariamo, noi non uccidiamo, noi serviamo il nostro prossimo. D'ora in avanti gli esploratori ribelli decidono all'unanimità di praticare una ferma resistenza passiva e, senza dubbio, disarmata. Forse ci troviamo di fronte ai primi segnali del pacifismo italiano. La resistenza vera è solo disarmata. L'altra è guerra. Resistenza senza armi vuol dire soccorso ai perseguitati, vuol dire nascondere gli ebrei, aiutare i partigiani, ma vuol dire anche far sparire dai comuni gli elenchi anagrafici delle famiglie ebree. Significa fornire informazioni false ai tedeschi, significa accogliere e nascondere i prigionieri americani o inglesi o di altra nazionalità evasi dai campi di prigionia. Far capire che c'era qualcuno che si opponeva. Questo era il nostro desiderio e questa è la resistenza che si distingue dalla lotta armata. Non tutti coloro che scelgono di resistere al nazifascismo la pensano come Don Barbareschi. Contrastare un esercito spietato come quello di Hitler costringe molte formazioni partigiane a raccogliere le armi abbandonate dall'esercito. Reduci con esperienza militare e giovani leve giungono alla conclusione che la guerriglia rappresenti l'unica strada per liberare l'Italia. Io sono un'aquila randagia. Fui l'ultima aquila randagia che entrò a fare la promessa nel 1943. Oltre ad essere un'aquila randagia, Don Giovanni Barbareschi decide di darsi da fare anche come cappellano della formazione partigiana della Brigata Fiamme Verdi. Il responsabile della chiesa a Milano è in quel periodo il cardinale Ildefonso Schuster. Con l'avvio dell'occupazione tedesca, Schuster si rende conto che il regime di terrore instaurato è tale che occorre ripristinare forme di carità cristiana a tutto campo. E si tratta di fare tutto ciò che è possibile per salvare il più alto numero di vite umane. Con Don Carlo Gnocchi, l'8 settembre 1943, sono andato dal cardinale Schuster e abbiamo comunicato la nostra intenzione. Noi intendiamo entrare in modo attivo nella resistenza. Il cardinale si è inginocchiato, ha pregato, si è rialzato e ci ha detto: sono decisioni che si prendono solo con la propria coscienza. Da allora abbiamo fatto parte viva nella resistenza.
Il 12 settembre Don Enrico Bigatti, un sacerdote della rete costruita dalle Aquile, chiede manforte a Don Andrea Ghetti Baden e a Don Aurelio Giussani per organizzare l'espatrio di un gruppo di ricercati nascosti nella sua parrocchia di Crescenzago. Sono prigionieri inglesi fuggiti dai campi di internamento dopo l'armistizio. L'espatrio riesce e gli alleati vengono accompagnati in Svizzera. Le richieste di fuga aumentano di ora in ora, di pari passo con l'inasprirsi dei rastrellamenti delle SS e della polizia fascista. L'emergenza spinge i religiosi a intensificare l'impegno nella rischiosa pratica degli espatri clandestini. Perché quando una vita è in pericolo, la prima cosa è che questa vita deve essere salvata. Questo era il motto che ispirò, tra gli altri, anche le Aquile Randagie, a dar vita a quell'organizzazione che prese l'acronimo di OSCAR, non a caso tra l'altro all'inizio era Opera Scout Cattolica di Aiuto ai Ricercati. A pieno regime OSCAR diventa Organizzazione Soccorsi Cattolici Antifascisti Ricercati. Oltre ai sacerdoti entrano nella rete laici, giovani dell'Azione Cattolica e universitari della FUCI. I primi attivisti provenienti dalle Aquile sono Baden, Kelly, Luigi Mastropietro, Totem Mogli, Natale Verri e Don Giovanni Barbareschi. Ci siamo trovati in una sala del Collegio San Carlo e così è nato OSCAR. Chi aveva bisogno di aiuto, non importa di che religione o di che razza o di che paese, importa, ha bisogno di aiuto, noi ci siamo. OSCAR è una cosa ancora più clandestina delle Aquile Randagie. È un legame ideale che proprio collega questo in uno spirito propriamente scout, che è lo spirito della partenza, cioè viene il momento in cui da scout non giochiamo più. OSCAR funziona perché può sembrare il nome di chiunque. La polizia fascista avrebbe incontrato parecchie difficoltà nel tentativo di decriptare conversazioni telefoniche come «Ciao OSCAR, ci vediamo per la solita passeggiata?» Quasi sempre abbiamo salvato attraverso una passeggiata in montagna, un taglio della rete. A un certo punto abbiamo trovato anche qualche milite della questura fascista che avrebbe chiuso un occhio. Per questo chiudere un occhio si faceva lautamente pagare. Per chiudere un occhio, un soldato tedesco pretende un minimo di 3.000 lire, una cifra considerevole per quei giorni. Si calcola che, durante la sua attività clandestina, OSCAR affronterà una spesa complessiva di 10 milioni di lire dell'epoca. Il primo salvataggio è stato il salvataggio di una famiglia ebrea composta da un papà, da una mamma e da due figli. Erano ricercati perché ebrei e io ho proposto di fare una gita al lago Demet. Da una parte è Svizzera, dall'altra parte è Italia. E quindi io li ho portati in quella passeggiata. Era una passeggiata per noi, ma la Svizzera è stato per loro il salvataggio. Con l'aumento delle richieste di fuga, la rete solidale di OSCAR si ingrandisce e si appoggia ai parroci della Brianza e del Varesotto, in un territorio compreso tra Milano e il confine elvetico. Una delle sedi clandestine dell'organizzazione corrisponde al civico 24 di via Eustachi a Milano. Casa mia era il fulcro di tutti i timbri falsi possibili. Quando uno si mette sulla strada di creare documenti che possano salvare, non si ferma. Quelli di OSCAR falsificano tessere annonarie, salvacondotti, carte di identità, passaporti. I laboratori clandestini sono strategicamente abbinati ad indirizzi milanesi insospettabili, come le aule del Collegio San Carlo e la tipografia dove si stampavano i certificati della Cancelleria della Curia.
Qui gli uomini di Oscar nascondono timbri di ogni città italiana o addirittura delle SS, le carte filigranate e quelle intestate a questure, comandi repubblichini e tedeschi. Quando abbiamo cercato di dare un numero, siamo arrivati a 3.000 documenti falsi. E quando dalla Svizzera ci è arrivata la comunicazione che un ebreo era salvo se poteva dimostrare di essere battezzato, abbiamo fatto anche documenti falsi di battesimo. Nel maggio del 2013, Don Giovanni Barbarischi riceve una lettera dall'America. La scrive la 92enne Orietta Vita Con, figlia di ebrei italiani. Con la presente dichiaro ed attesto quanto segue, per testimoniare l'aiuto che la mia famiglia ed io abbiamo ricevuto da Don Giovanni Barbarischi, organizzando la nostra fuga clandestina in Svizzera all'incirca il 12 marzo 1944. Sono quasi certa che fu Don Barbarischi a fornirmi una carta di identità falsa che mi indicava come Vittoria Bianchi. So che Don Barbarischi si occupava dei piani di fuga, ma non fu comunicato nessun nome anche fra di noi, per evitare il rischio di dare informazioni qualora fossimo stati arrestati e torturati. Attraverso una persona l'ho accompagnata alla casa Ambrosoli, quello del miele. Lì avevamo un soggiorno sicuro per quelli che dovevano passare in Svizzera. E la persona è sempre stata la stessa, Lidia. Lidia preleva i Vita Con in casa Ambrosoli e li affida ai partigiani. Dopo un primo fallimento, i fuggiaschi vengono presi in carico da 3 contrabbandieri che li accompagnano fino a un passaggio nella rete del confine elvetico. Dopo poco tempo, fummo ritrovati da una pattuglia svizzera, portati al commissariato di polizia e alla fine accolti come rifugiati. Serberò sempre un grato ricordo dell'aiuto e del sostegno che abbiamo ricevuto da lui, quando ne avevamo così disperato bisogno. So che egli ha salvato le nostre vite. A Milano, pochi giorni prima del salvataggio della famiglia Vita Con, un gruppo di resistenti, spinti dalla pressante esigenza di informare quanta più gente possibile sulle attività di contrasto al regime, dà vita al foglio clandestino Il Ribelle. È il 5 marzo 1944. Il foglio clandestino Il Ribelle è nato in una stanza del Collegio San Carlo, Corso Magenta 43. Eravamo tra di noi degli amici veri per i passaggi, per l'aiuto. Era già nato a Brescia e volevamo fare qualcosa di simile a Milano. E la scritta della testata esce come e quando può. Non per nulla il primo stampatore del Ribelle, Franco Rovida, è morto in un campo di concentramento, arrestato per questo. I redattori, in alcuni casi attivi anche nelle azioni di Oscar, sono Claudio Sartori, nome di battaglia Pierino, Rolando Petrini, Carlo Bianchi, che procura gli zinchi per stamparlo, e da Brescia, Teresio Olivelli, detto Cursor. Arrivato da Brescia a Milano, viene ospitato in casa di mio padre. Insieme decidono di creare questo foglio clandestino, che è apolitico, che deve raggiungere il più possibile anche i ragazzi che sono in montagna, raggiunge tutta la Lombardia, parte del Canton Ticino, dove c'erano i rifugiati italiani, per rincuorare, per raccontare davvero come vanno le cose. Per Carlo Bianchi, giovane ingegnere cattolico a capo della FUCI, le cose non sono andate bene. È rimasto vittima di una controversa delazione. Mio padre è stato tradito da uno di questi giovani. Si sa anche il nome e il cognome, perché a fine guerra ha chiesto scusa
a tutti i Fucini, a Donghetti, a tutte queste persone. Tradito, viene arrestato insieme a Teresio Livelli il 27 aprile del 44 e portato direttamente a San Vittore. Il 9 giugno Carlo Bianchi, Teresio Livelli e il tipografo Franco Rovida vengono deportati nel campo di smistamento di Fossoli, vicino a Carpi, dove sono internate quasi 5.000 persone, ebrei e prigionieri politici. Carlo Bianchi era uno degli amici fondatori del Ribelle e io ero andato a Fossoli per parlare con lui, per incontrare lui, ma non si poteva. Mi hanno spiegato che potevo travestirmi da contadino, avvicinarmi falciando fieno, dove la cosa più pericolosa era la falce per me, perché non ero capace, ma ho imparato qualche gesto e come falciatore mi sono avvicinato alla rete del campo di Fossoli e ho chiesto a chi passava via: chiamatemi Carlo Bianchi, chiamatemi Teresio Livelli. Come va? Loro che domandano a me. Il Ribelle va avanti? E io ho detto: stiamo andando avanti. Era la notizia che premeva loro di più, che il Ribelle continuasse nonostante il loro arresto. L'11 luglio del 44 vengono chiamati nominalmente 70 persone, perché la mattina dopo saranno trasferiti in Germania. La sera stessa, dal campo di Fossoli, Carlo Bianchi, ignaro del suo destino, scrive questa lettera alla famiglia. Domattina parto con Olivelli per il nord. Della nostra compagnia tutti gli altri restano. Vi terrò informati di tutto. Allegri e sereni. Sembra che alla partenza di stasera, siamo circa 80, ne seguiranno altre. Sapendo che i loro cari sarebbero partiti il giorno dopo per la Germania, alcune mogli di internati che abitavano a Carpi seguono in bicicletta il camion e vedono che non si dirige verso la stazione ma verso il poligono di tiro. Allora, allarmate, corrono dal vescovo, dalla Zuanna, chiedendogli di fare qualche cosa perché i loro cari forse stavano per essere ammazzati. Allora il vescovo si veste in tutta fretta, corre verso il poligono, arriva mentre stanno già fucilandoli, e i tedeschi lo fermano con le mitraglie in mano e gli ordinano di andare via. Questo resoconto è citato nell'agenda del vescovo della Zuanna, in cui si dice 12 luglio 44, andato al campo, non ottenuto nulla. Agosto 1944, piazzale Loreto. Un plotone di camicie nere della Legione Muti, su ordine di Teodor Emil Saveke, comandante della Gestapo di Milano, giustizia 15 antifascisti prelevati dal carcere di San Vittore. È una rappresaglia per vendicare l'attentato di due giorni prima a un camion tedesco parcheggiato in Viale Abruzzi. 6 vittime tra i civili italiani, illesi i nazisti. La cosa che rende ancora più tragica questa morte violenta, è data dal fatto che le salme dei caduti per ordine fascista vengono lasciate per tutto il giorno, siamo nel pieno di agosto, alla vista dei passanti. Noi della Resistenza siamo andati dal cardinale a dire: Eminenza, è il momento che lei vada a benedire quei cadaveri. Ha chiesto consiglio ai vari monsignori del Duomo e quando si chiede consiglio non si è mai coraggiosi. E disse a me: vai tu al mio posto. E io rispondo: Eminenza, non sono ancora prete. Vai tu, benedicili tu a mio nome. E così è stato. Sono andato in piazzale Loreto, allora i preti portavano
l'abito talare lungo e quindi mi hanno riconosciuto subito come prete. Mi sono fermato davanti a quei cadaveri, mi sono inginocchiato e ho pregato un momento. La cosa stupenda, quando mi sono rialzato in piedi, tutta la gente di Piazzale Loreto era in ginocchio. Questo è un ricordo meraviglioso, come li vedessi adesso. Il 15 agosto del 1944, appena ordinato sacerdote, Don Giovanni Barbareschi celebra la sua prima messa. Quella sera pianifica la fuga di un gruppo di perseguitati. L'SS lo arrestano e lo rinchiudono a San Vittore. In carcere Don Barbareschi incontra Suora Enrichetta, la superiora del braccio femminile, e scopre che può contare sulla sua complicità. Il maresciallo Otto Koch gli contesta la partecipazione alla redazione del Ribelle e, mentre lo torturano, pretende i nomi degli altri redattori, ma Don Giovanni non parla. Quando uno di noi tornava da un interrogatorio, se non aveva rivelato qualche nome, qualche situazione, eravamo d'accordo che avremmo alzato il braccio destro così. Ma quella volta non potevo, perché mi avevano pestato un po' e il braccio era rotto. Allora ho fatto segno a Suora Enrichetta, che mi riaccompagnava alla cella raggio quinto, cella 102, la mia cella, mi riaccompagnava. Ho detto: suora, non riesco a... E la suora, tranquilla, come niente fosse, alza lei il braccio. Il tedesco, che era vicino: suora, cosa fa? Siamo abituati così, nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. Ho alzato il braccio per questo. Intanto i campi clandestini delle Aquile Randagie non si fermano. Con la sua cinepresa, Kelly continua a raccontarli. I giochi, la convivialità e i sorrisi di questi ragazzi contrastano palesemente con il dramma che sta vivendo il nostro paese, anche se alcuni di loro, a pochi chilometri di distanza, sono impegnati in pericolose azioni di salvataggio. Sono 20 minuti di strada, ma sono i 20 minuti più difficili. I tedeschi non entrano quasi mai nella macchia, ma è trappola per chi non è pratico. Le vedette sparano alla cieca al minimo fruscio. Tengono bene gli occhi aperti i tedeschi, perché sanno che in quel punto non si contano più gli espatri. Sono ricordi tratti dal diario clandestino di Don Aurelio Giussani, che descrive l'itinerario di uno dei percorsi di fuga maggiormente battuti da Oscar. Proprio lì, a poche centinaia di metri dalla rete di confine con la Svizzera, a Liguorno, c'è una piccola osteria. È un edificio anonimo, conosciuto come La Carlottina, dal nome della titolare Carla Cocquio. Si ritrovavano spesso militi fascisti e nazisti predisposti alla guardia della frontiera, distante appunto poche centinaia di metri. Carlottina era riuscita a entrare in confidenza con questi uomini, con questi suoi abituali avventori, e sfruttava questa confidenza per avere notizie, informazioni di ogni genere sui cambi dei turni di guardia. Con la complicità della Carlottina saranno in tanti a sconfinare verso la Svizzera. Il passaggio della locandiera di Liguorno diventa risolutivo per la figlia prediletta del duce, Edda Ciano, in fuga con i suoi figli dopo che hanno ucciso suo marito, Galeazzo. La Carlottina e Don Barbareschi organizzano anche l'espatrio di altri fuggiaschi importanti. Lo sconfinamento, in questo caso,
viene facilitato da un ambiguo funzionario della polizia segreta fascista, molto vicino al comando della Gestapo di Milano. Allora c'erano certamente delle persone che facevano il doppio gioco. Uno di questi era il dottor Lugo Osteria o Osteria, era capo di una squadriglia di SS italiane e collaborava con l'hotel Regina, fulcro della SS a Milano. Col dottor Ugo mi sono messo d'accordo che sarebbe venuto lui a prendere il generale Zambon. Dorothy Brulatour, la nipote del presidente, così si è presentata. Indro Montanelli. Ci fu un tribunale di guerra tedesco che mi processò e mi condannò a morte. Il giornalista Indro Montanelli, allora 35enne, andava incontro al plotone di esecuzione per la sua abiura al fascismo. Don Barbareschi, che in quel periodo usava il nome di battaglia Don Stefano, e Luca Osteria lo prelevano a San Vittore assieme ad altri due prigionieri. Li accompagnano a bordo di una berlina dell'SS verso la libertà, oltre il confine elvetico. Molti anni dopo, l'accompagnatore e il Fuggiasco si incontreranno a Milano. Indro Montanelli non mi conosceva col mio nome e cognome. Sapeva solo che un certo Don Stefano lo aveva accompagnato in Svizzera. Quando mi sono presentato alla sede del Corriere, lui alla parola Don Giovanni Barbareschi non rispondeva. Quando ho detto sono Don Stefano, allora è venuto subito e mi ha regalato uno stupendo libro suo, Al mio Caronte. Nel calendario delle Aquile Randagie e dei militanti di Oscar, il termine definitivo della loro lunga e tribolata clandestinità coincide con il 25 aprile 1945, giorno della liberazione dal nazifascismo. Il 26 aprile, con un solo balzo di 60 chilometri, una divisione corazzata americana raggiunge Milano. In città i tram circolano tranquillamente. La metropoli è già stata liberata dalle formazioni partigiane. Secondo una ricostruzione commissionata dal capitano del comando partigiano di Varese, l'organizzazione clandestina Oscar in meno di due anni riuscirà a salvare 2.166 persone, tra ebrei, renitenti alla leva, ex prigionieri militari, antifascisti, perseguitati di ogni fede politica. Ma non solo loro. Don Giovanni Barbareschi, dopo i giorni convulsi della liberazione, si ritrova a dover cercare di aiutare persone non più perseguitate dai fascisti o dai nazisti, ma nazisti e fascisti che si rivolgono a lui. Così ho deciso a un certo punto che anche il colonnello Dolman, allora grande ricercato, fosse salvato. E l'ho salvato io, personalmente, portandolo alla casa alpina di Motta, allora condotta da Don Luigi Re. Don Re non sapeva che era Dolman. A Don Re preoccupava solo che pagasse la retta, e l'ha pagata sempre, cioè io l'ho pagata per lui. È stato tre mesi e poi l'ho portato da Motta in Svizzera, a Lugano. Ma così si è salvato. Roma, settembre 1946. Le Aquile Randagie partecipano al congresso dell'ASCI per la rinascita dello scautismo italiano. Nel parco di Villa Doria Pamphili raccontano in cerchio ai dirigenti della risorta associazione la loro coraggiosa, tenace resistenza. Idealmente,
Le aquile consegnano la fiamma custodita e rinnovata con orgoglio, fino alla libertà. Per 16 anni, 11 mesi e 5 giorni. Un giorno in più del fascismo. Non si nasce liberi. Si nasce con la possibilità di diventare persone libere. E tutto questo esige un lavoro su di te, non per nulla. In una pagina del nostro giornale clandestino, Il Ribelle, abbiamo scritto: non ci sono liberatori, perché allora gli americani si diceva che erano venuti a liberarci. Storie. Non ci sono liberatori, ci sono solo uomini che si liberano, uomini che diventano liberi.